Carissimo Mauro, tu sei dirigente del sindacato della UGL regionale, giusto? Ho una nomina dirigente regionale dell'UGL Veneto. Senti, questa mattina su, vi devo un po' rimproverare perché a noi di Chiesa Azzurra non ci avete avvisati, questo qua è un noi piccolo sdarbo. Noi ovviamente la stampa, noi siamo... adesso che sappiamo che siete disponibili. Noi siamo più accaniti della stampa. Benissimo, allora noi... Allora abbiamo visto un articoletto questa mattina sull'IPAB, che c'è un nostro caro amico, presidente, molto capace, eccetera, eccetera. Cosa succede? Niente, quello che diciamo ha fatto l'UGL come sindacato, nella veste di sindacato che tutela gli interessi e i diritti dei lavoratori, ha fatto una segnalazione ancora il 1° di luglio al difensore civico regionale per conoscere, per sapere e per chiarire anche se le procedure adottate dall'IPAB in riferimento all'utilizzo di un'agenzia interinale sono state corrette. Ecco, noi ci siamo fermati a segnalare che il bando prevedeva una cifra X e nel 2010 questa cifra è stata abbondantemente superata. A chi lo avete segnalato? Al difensore civico regionale, dottor Roberto Pellegrini. Ma questo difensore civico viene sempre tirato in ballo, mi sembra che anche... il famosissimo presidente dell'IPAB, dottor Matteo Penzo, l'aveva chiamato perché cosa diceva? Che per un problema dell'SST. Perché l'SST, secondo lui, ci voleva un bando, perché lui si intende, Matteo Penzo si intende molto bene dei bandi, se non sbaglio, giusto? No? Sì, sembra di sì, insomma. Praticamente mi sembra di ricordare vagamente che criticava come era stato svolto il bando, perché secondo lui ci dovrebbero essere i laureati all'SST, no? Invece stranamente che a volte all'IPAB invece forse i criteri di esatto, nomina sono stati un po' diversi, no? Questo chiaramente diciamo interessa fino a un certo punto il sindacato, cioè, in questo caso l'UGL. Noi siamo intervenuti sull'IPAB perché ovviamente essendo il primo sindacato all'interno dell'azienda, ma anche se non fossimo stati il primo sindacato, avessimo avuto anche un solo iscritto, noi saremmo comunque intervenuti per fare chiarezza su questa cosa. Perché c'è un sospetto che c'è poca chiarezza, trasparenza. Lì è il dubbio è: si poteva superare quella soglia prevista dal bando o non si poteva superare? O meglio, se si poteva superare, in che casi si poteva superare? Chiaramente noi non abbiamo delle competenze giuridiche, ovviamente, no? Abbiamo anche noi i nostri uffici legali che servono per difendere i nostri iscritti, i lavoratori, da eventuali cause del lavoro, però siccome questa è una procedura, comunque è una cosa nuova, diciamo, anche con gli ultimi decreti ministeriali, allora abbiamo chiesto lumi al difensore civico che si avvale di uno staff di legali molto preparati e quindi è gratuito questo servizio, è poco conosciuto, adesso sicuramente a Chioggia sta facendo successo perché grazie a noi, devo dire, insomma, si sta parlando anche del difensore civico. Bene. E quindi noi ci avvaliamo degli strumenti che la pubblica amministrazione, che le istituzioni mettono a disposizione. Vabbè, allora mandiamo un salutino a chi sappiamo e chissà che vada sempre così. Noi salutiamo tutti ovviamente i lavoratori dell'IPAB, nessuno escluso, chiaramente, dicendo, scusatemi, che l'UGL è sempre al vostro fianco e disponibile per qualsiasi chiarimento e qualsiasi iniziativa. Va bene, grazie. Grazie e buona serata.